a tutti, ben arrivati in un nuovo video. Video di terminati detersivi. Io sono qua ferma seduta con il plaid sulle gambe perché ho freddo stando ferma. Quindi ho detto, ma sì, tanto vedete, eccolo qua. Quindi se vedete qualche cosa di nero qua, sappiate che è quello. Allora, ho terminato un bel po' di cose in realtà in quest'ultimo periodo, prodotti in generale per tutta la pulizia della casa, bucato, eccetera. Alcuni prodotti non ve li ho mai recensiti, alcuni magari ne ho già parlato in altri video. Dato che so essere l'ambito più interessante per quanto riguarda le pulizie, parliamo subito, così ce li togliamo, dei prodotti che ho finito per quanto riguarda il bucato. Allora, il primo, anche se in realtà ancora un po' mi è rimasto, ma almeno faccio andare la confezione e posso già darvi comunque un feedback, è questo detersivo liquido qua di Dash. Questo è il Dash Power azione extra igienizzante, un 26 lavaggi. Questo qua l'avevo preso qualche tempo fa, da ormai mesi fa, da acqua e sapone, da utilizzare per i capi colorati e non solo, anche se per quanto riguarda i capi bianchi sono solita utilizzare detersivo in polvere, anche perché faccio delle temperature un pochettino più alte. Comunque in generale, a volte se magari ho poca roba, non è particolarmente sporca o faccio dei lavaggi un pochettino più bassi, utilizzo il liquido. Mi trovo bene, non ho notato la differenza con altri detersivi liquidi che utilizzo, ma ad esempio tipo di Ace, non è male, fa il suo, lava. Ecco, secondo me è uno di quei prodotti che se proprio trovate in offerta volete provare, perché no, potete togliervi lo sfizio. Per quanto riguarda il bucato, ho terminato anche questo qua di Soft. Questo è un detersivo per qualsiasi tessuto ed è alla profumazione muschio bianco, va bene sia per il lavaggio a mano che in lavatrice dei capi. Questo qua mi è stato omaggiato dall'azienda diversi mesi fa, mi è piaciuto tanto, con mio immenso stupore. Allora, la profumazione del muschio bianco è molto delicata, tra l'altro devo stare attenta perché un pezzettino mi si è rotto il tappo. La profumazione è molto buona, cioè lo sentite il profumo del muschio, ma non mi è rimasto sui capi, lava molto bene. L'ho utilizzato prevalentemente per i capi scuri e colorati, veramente con ogni tipo di tessuto, e è un 16 lavaggi. Io poi in realtà sono riuscita a farne qualcosina in più, anche perché poi chiaramente a seconda del carico di bucato e anche dello sporco andavo a dosare il giusto prodotto che mi serviva per il lavaggio dei capi. Non male, non male, mi è piaciuto. Sarei curiosa di provare magari qualche ammorbidente per le volte a venire. E a proposito di ammorbidenti, ne ho terminati due. Il primo, che è stata una piacevolissima scoperta, questo qua di spuma di champagne, Carezza d'Argan, è un ammorbidente con formula concentrata, dermatologicamente attestato. L'avevo preso al DM, tipo in offerta a 99 centesimi, in un periodo in cui non avevo proprio l'ammorbidente in casa. Mi doveva finire, volevo prendere un qualche cosa da provare, sì, ma che, cioè, insomma, da non spendere. Magari posso pensare di spendere per un ammorbidente che mi piace tot, ma per un ammorbidente che prendo così ad occhi chiusi, ho detto vabbè, questo è in offerta, lo proviamo. La commessa mi ha detto guarda, l'ho preso anch'io, è buonissimo, si sente tantissimo il profumo. Ho detto boh, sarà un po' un terminalotto, no, c'aveva ragione. C'aveva ragione. Ah, questo profumo di Argan, molto buono, vi deve piacere il profumo dell'Argan, perché sennò non fa per voi. Resta sui capi, sì, nel senso che quando li tolgo da, cioè quando li toglievo dalla lavatrice sentivo questo profumo, specialmente nelle giornate in cui stendevo anche a casa, tendeva a rimanere sui capi fino a svanire, ecco, chiaramente poi da lì a qualche giorno. Però mi ha lasciato i capi morbidi, profumati, mi è piaciuto, è stata una piacevole scoperta. Ma di spuma di champagne avevo provato già qualcosa in passato, non mi ricordo nello specifico questo Argan, magari l'avevo già provato, però ottimo, ha fatto il suo. Stessa cosa posso dire per lui, che chissà se ritroverò di nuovo, perché ci sono delle volte in cui lo trovo e delle altre in cui sparisce proprio dalla circolazione. Lenor, questo ipoallergenico, ve ne ho già parlato, credo che sia uno dei Lenor più buoni. Anche questo è un ammorbidente concentrato, tocco di purezza. Questo qua è molto molto valido, è dermatologicamente testato, perché vedete c'è anche la foto del bimbo, quindi rimane un pochettino più delicato rispetto agli altri. La profumazione è la classica profumazione di pulito,
di pulito. Avete presente tipo quelle candele tipo che sanno di cotone? Ecco, mi ricorda quello. Lo adoro, lo trovavo su Genova. Allora, ce l'ha qui sapone ogni tanto. L'avevo trovato dal cinese, quello del centro, a tipo un prezzo stracciato. Non ne ha più mezzo. Ci sono andata 3 volte, tutte e 3 le volte non c'era più. Mi sono pentita tantissimo di non averne presi 2. Però pazienza, sto provando qualcosina di nuovo. Questo qua sappiate che è molto valido. Se siete curiosi di provarlo, secondo me li merita. Ed è 1,05 litro di prodotto. E direi che per la lavatrice non c'è altro. Venendo però in ambito cura dei capi, ho terminato questo qui di Orfea. Questi qua sono i foglietti per i cassetti armadi della linea Salvalana, Sandalo e Bergamotto, che insieme alla profumazione al patchouli sono le mie preferite. Allora, io questo qua in realtà l'ho utilizzato sia appunto con la classica funzione di foglietti per diciamo, i cassetti, quindi per dove ci teniamo gli indumenti, ma anche da mettere in scarpiera quando avevo finito, diciamo, quei come si dice, profuma cassettiere, ecco, fatti in gel, oppure da mettere all'interno come si chiama, dello sgabuzzino, quando mi è capitato che lo sgabuzzino non ha finestre, magari di aver cucinato un qualche cosa che ha inondato tutta casa, per dargli un attimo una rinfrescata. Quindi avevo tipo appeso semplicemente a un chiodino un foglietto di questi, perché ha anche il buco per poterlo appendere, esempio, a un attaccapanni, se volete. E mi ha profumato la stanza per giorni, quindi nulla, volevo dirvi questo, cioè, li conosco già, sono molto famosi, questi qua mi erano stati omaggiati da loro. Le altre profumazioni sono fiori, lavanda, legno di cedro, patchouli e appunto sandalo e bergamotto. Legno di cedro non mi ricordo se l'ho già, ce l'ho sicuramente a casa, ma non mi ricordo se l'ho già provato. Lavanda non ce l'ho perché appunto a me è un odore che piace, però ho avuto dei piccoli problemi di dermatite qualche anno fa da contatto con la lavanda, quindi se riesco evito di utilizzarla, anche perché poi con i vestiti magari appunto mi ci vesto, quindi vanno a contatto con la pelle. Quindi questi foglietti, io ci ho fatto questo doppio uso, appunto li ho terminati in questa profumazione qua. Passiamo alla lavastoviglie. Lavastoviglie, ho finito 2 prodotti, anche questo qua mi fu inviato, in realtà questa è la seconda confezione che finisco. Mi è piaciuto tantissimo, adesso devo iniziare a utilizzare quello di Finish che avevo acquistato qualche settimana fa. Sto parlando del detersivo per la lavastoviglie di Last Limone, questo appunto extra brillantezza. Extra brillantezza, sgrassa a fondo, gel a basse temperature, azione anticalcare, azione igienizzante. Io posso dirvi con tutta serenità che effettivamente sgrassa molto bene, va a pulire in maniera impeccabile tutto. Cioè, io non lavo i piatti, li metto sporchi, le padelle le metto sporche. E lui, voilà, mi fa veramente tornare tutto brillante, non rilascia aloni. Quindi la combo di questo sale finish e il brillantante finish è un trio delle meraviglie e mi è piaciuto molto. Adesso è un pochettino più semplice reperirlo rispetto a qualche mese fa, quindi se siete alla ricerca di un detersivo liquido per la lavastoviglie, secondo me questo qua potrebbe soddisfarvi. La cosa bella di quelli liquidi è che a seconda del carico dello sporco soprattutto andavo a regolarmi col prodotto, quindi il prodotto qua vi dice fino a 50 lavaggi, chiaramente dipende poi da quanto di volta in volta lo utilizzate. Mi sono trovata veramente molto bene, questa cosa è stata una piacevole scoperta fatta appunto a seguito di un lavoro che feci l'anno scorso con loro. Poi, altro prodotto finito, non mi ricordo se io questo cura lavastoviglie lo avessi già comprato oppure no. Dovevo fare il cura lavastoviglie, mi trovavo da Eurospin, l'ho preso lì. Sto parlando di questo cura lavastoviglie della Dexal, che è insomma il marchio dei prodotti per la pulizia della casa che rivende Eurospin. Extra detergente, elimina grasso e calcare, neutralizza i cattivi odori.
senza lode, senza infamia, è un cura lavastoviglie, ho fatto il lavaggio dedicato per la cura della lavastoviglie e basta, lo ricomprerò se mi troverò da Eurospin e mi dovesse servire, perché no, prediligo quelli che forse vi lasciano anche quella leggera profumazione al limone che vi dà, ecco, quel quid in più di aver fatto un bel lavaggio alla lavastoviglie, però del resto era pulita, e ok, quindi il suo l'ha fatto, e, però non male, ho pagato poco, quindi dove mi capita di trovarlo lo acquisto. Poi passiamo a un prodotto che non vi ho mai recensito, no, perché l'ho comprato solo una volta e l'ho finito solo una volta. Ace pavimenti, questo qui, igienizzante più, rimuove germi e batteri senza candeggina, senza risciacquo. Allora, questo non mi ha fatto impazzire, l'ho utilizzato per il lavaggio del pavimento della cucina e del bagno. L'odore non il massimo, ma come dico sempre, cioè anche gli altri, quelli super profumati, a me non è mai capitato che mi restasse il pavimento profumato per una settimana in casa, no. Sì, magari quei 10 minuti, mezz'ora dopo che ho lavato, poi dopodiché ciao, ecco, quindi anche perché poi la cucina la uso, quindi non è che uno non fa più niente perché ha lavato il pavimento, quindi... Tolto questo piccolo pensiero personale, cerco un qualcosa che lavi bene e che mi dia come posso dire, una sensazione di aver lavato bene le superfici. Non che questo non me la lasciasse, però mi trovo meglio con altri prodotti. L'ho terminato finalmente, anche perché era un litro di prodotto e non finiva più, anche perché per le altre stanze utilizzo dei prodotti proprio specifici per il marmo, quindi... l'ho finito, non credo proprio di riacquistarlo, quello col tappo rosso e nulla, quindi questo qua, ciao ciao, sei terminato. Infine, ultimi due prodotti che ho terminato, sempre del marchio Dexal che trovate in vendita da Eurospin, ho terminato questo che è uno spray mousse con candeggina per la casa, i bucati bianchi, sgrassa e smacchia. Questo qua credo che sia sicuramente è il secondo che termino, ve ne ho già parlato sicuramente in un video dei terminati, mi piace molto per la pulizia del bagno più che appunto per sgrassare i capi bianchi. L'unica cosa, a questo giro sono stata sfortunata con l'erogatore perché si è praticamente rotto nella versione mousse, quindi dovevo utilizzarlo solo con la versione spray, a volte mi usciva poco prodotto, faceva un po' fatica. L'altra volta invece è andato tutto liscio come l'olio, quindi va un po' a fortuna. Questo qua quando va in offerta tendo a comprarlo, ecco perché ha comunque un costo basso, però dà un ottimo risultato. Peccato per l'erogatore a questo giro. L'ho terminato e ne ho preso uno, c'è sempre diciamo della stessa famiglia, spray con candeggina per la pulizia del bagno, però della W5 che invece si trova da Lidl, dato che era andato in offerta lì, l'ho preso lì. Comunque poi lo sto utilizzando adesso, l'ho iniziato in questi giorni, quindi poi ne parleremo, però questo qua appunto non è male. Ultimo prodotto, sempre in casa Eurospin, ma questo qua lo vende anche MD. Sto parlando di questo, che è una ricarica aerosol universale per erogatori automatizzati, che io metto all'interno del cosino di Glad. Ecco, non ho più preso quelli di Glad, ma perché in realtà non ho più visto profumazioni particolari da provare. Avevo provato questa qua compatibile al talco che avevo preso diversi mesi fa, mi era piaciuta tantissimo, finito, mi piace molto, quindi questo qua mi sento di consigliarvelo se vi piace la profumazione al talco, a cui io lo uso proprio in bagno per mantenere un po' questo odore fresco di pulito. Fine, io ho terminato i miei prodotti terminati dell'ultimo periodo. Fatemi sapere se c'è qualche prodottino di questi che voi già conoscete, che utilizzate, o insomma se la pensate diversamente da me. Nel mio piccolo spero di esservi stata utile, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!